chiude con un grande workshop ricco di eventi il lungo percorso formativo del progetto Nettare Ambrosia, finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla provincia di Savona, che ha visto il centro formazione Elfo, ente ligure di formazione, in partnership con ASF, Apiario Benedettino, Api Liguria e Distilleria La Baita, realizzare un corso polisettoriale di specializzazione rivolto a disoccupati e inoccupati, per allevatori di api, addetto a macchinari industriali per la produzione di birra e addetto ai macchinari industriali per la produzione di liquori distillati e bevande alcoliche. Il workshop, inserito tra gli eventi della terza edizione dell'Expo della Riviera e delle sue valli, collegata all'Esposizione Universale di Milano 2015 con il progetto ministeriale Expo e Territori, ha coinvolto turisti e residenti del Finalese, con tante iniziative culturali ed enogastronomiche all'interno dei laboratori e del chiostro dell'Abbazia Benedettina Santa Maria in Finalpia. Il convento e i suoi opifici hanno rappresentato per loro gran parte delle quasi 600 ore di corso, azioni formative e di accompagnamento, finalizzate a garantire ai corsisti le abilità, le conoscenze e le competenze nei campi della trasformazione dei prodotti agricoli, dall'apicoltura alla produzione di birra e distillati artigianali. Un workshop didattico-formativo, iniziato con il convegno Apicoltura e birrificazione artigianale, e proseguito per tutta la giornata con appuntamenti, degustazioni e cooking show dedicati ai saperi e ai sapori dell'abbazia. Uno sforzo organizzativo che ha visto i corsisti di Nettare Ambrosia impegnati in prima persona in attività divulgativa attraverso percorsi didattici e visite guidate ai laboratori benedettini, con degustazione finale delle produzioni del convento. Abilità e competenze conseguite grazie ai numerosi eventi organizzati durante le attività corsuali, che li hanno portati anche alla ribalta internazionale, con la partecipazione all'Expo di Milano nella giornata d'apertura di Casa Liguria, con un laboratorio dedicato ai saperi e ai sapori dell'abbazia. Tra i tanti appuntamenti che hanno segnato il successo del workshop, i cooking show del maestro di cucina Renato Grasso e i laboratori di Expo e Territori, progetto del MIUR, realizzati dagli alunni dell'Istituto Giancardi Galilei ai Cardi di Alassio, con percorsi didattici sull'agricoltura sostenibile per i futuri agrotecnici e cocktail molecolari al miele per i futuri barman e bar ladies.